Aspetto, però è anche vero che gli atti di giunta possono essere condizionati ed è questo il ruolo, secondo noi, della Commissione e secondo noi è il ruolo sovrano del Consiglio regionale che deve in qualche modo condizionare le scelte che la giunta intende fare. Il presidio di base di Porto Ferraio, secondo noi, va assolutamente tutelato come tale. È successo anche in questi giorni che non potevano volare gli elicotteri, che non c'erano le condizioni meteo utili al trasferimento dei pazienti. Si sono generate situazioni di grave difficoltà, che non sono difficoltà emotive, ma sono soggetti a rischio di morte. Se non c'è un presidio di base che riesca a tutelare questi cittadini, si viene meno al nostro compito. Io credo che questa mozione debba andare in votazione, che debba essere approvata proprio in virtù della tutela che dobbiamo garantire a tutti i cittadini della Toscana. Se non è zona disagiata l'isola d'Elba, vorrei sapere dove sono altre condizioni di questo tipo. Quindi io credo che questo Consiglio e questa Commissione in questo caso debba assumersi questa responsabilità di condizionare la Giunta perché venga potenziato il presidio dell'Isola d'Elba e venga assolutamente garantito un presidio ospedaliero di base all'interno di quel territorio.